Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: le condizioni della regina Elisabetta sono sempre più gravi, ecco come sta. Da diverse settimane sembra che la salute della regina Elisabetta sia peggiorata. Dopo essere guarita dal Covid che aveva contratto circa un mese fa, la situazione sembrava tornata alla normalità, ma in realtà non sarebbe così. Senza dubbio, la sovrana è una delle più amate nel Regno Unito, nonché la più longeva. Diversi anni fa ha superato il record della regina Vittoria e tra poco, ad aprile, festeggerà i 70 anni di regno. Da quando è salita al trono, gli scandali all'interno della famiglia reale non sono mancati e oggi la corona inglese è spesso protagonista di pettegolezzi. Il primo vero dramma accadde più di 70 anni fa, quando lo zio decise di abdicare a favore del fratello per poter sposare una donna non nobile e divorziata. In pochi sanno, infatti, che la regina non apparteneva alla linea diretta di successione al trono, ma è entrata a farne parte dopo questo fatto. Divenne re il padre e, dopo la sua morte prematura negli anni 50, divenne regina lei in quanto figlia maggiore. All'epoca era giovanissima e aveva solo 26 anni. Ma come sta oggi? Regina Elisabetta, la salute non migliora. Quando era ancora molto giovane, la regina Elisabetta ha sposato il principe Filippo, suo fidanzato nonché lontano cugino. Dal loro amore sono nati 4 figli e oggi l'erede prossimo è Carlo. Il principe è il padre di William e Henry, nati dal suo primo matrimonio con la principessa Diana. Queste nozze non furono felici e terminarono con il divorzio. Poco dopo, l'indimenticabile Lady Di morì in un incidente d'auto. Quel divorzio, nel 1995, fu un grande scandalo per la corona inglese, ma tutti sapevano che Carlo non aveva mai smesso di amare Camilla, sua prima fidanzata. Alla fine, i due si sono sposati negli anni 2000 e oggi sono ancora molto felici. Ma come sta la sovrana inglese? Le sue condizioni di salute sembrano peggiorate. Da alcuni giorni sembra che si stia rassegnando all'idea di cominciare a usare una sedia a rotelle. Da quando è guarita dal coronavirus, infatti, appare molto più indebolita e sembra che non riesca più a camminare come prima, tant'è che si mormora anche che potrebbe recedere il testimone al figlio mettendo così fine al suo regno. Come riporta iodonna.it, la regina continua a muoversi, come suggeritole dai medici, ma farebbe molta fatica. Per questo, sembra che ai prossimi appuntamenti diplomatici si presenterà su una sedia a rotelle spinta da un assistente. Speriamo che sia solo un momento. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.